Marco Mangiato. Allora, buonasera, guardate, due parole, due, intanto per dire che sono emozionato perché in questo contesto vado a ritrovare il mio professore di filosofia del liceo, che è Paolo Fortaciari, che come avrete capito ha seminato molto bene e quindi è venuto fuori quello che avete davanti. Sentite, no, niente, per dire che sono davvero molto curioso di ascoltare. Il coro è giovane di fondazione, e però grazie all'attività anche instancabile di ricerca, oltre che di coordinamento musicale, che fa Pardo, fanno un sacco di cose anche meno battute fra le canzoni che propongono, e che però hanno, oltre che essere belle e profonde, hanno un interesse storico straordinario. E tutto rientra in questa attitudine alla ricerca che Pardo Fornaciari ha sempre avuto e che li conosco da diversi anni, non diciamo quanti perché non è il caso. Io non voglio aggiungere altro, voglio soltanto ascoltare insieme a voi. Vi ringrazio di esserci a nome del Circolo Fiorentino della UAR. Io sono qui essenzialmente in rappresentanza di questo stasera, che si è spesa per organizzare, soprattutto il nostro coordinatore Baldo, che è instancabile e sempre efficientissimo, e si è spesso per realizzare questa serata. Vi ricordo, comunque ne approfitto per ricordare che domani mattina ci sarà la consueta iniziativa cittadina che vede partecipe la UAR insieme a tanti altri gruppi, circoli culturali, associazioni e singoli, diciamo, e singole persone appassionate nella celebrazione del 20 settembre. Ci sarà una prima parte al cimitero delle Porte Sante alle 10 e poi al solito all'obelisco di Piazza dell'Unità a mezzogiorno un breve così succedersi di interventi per ricordare tutti insieme che quello che abbiamo faticosamente conquistato con la presa di Portapia non è affatto una conquista definitiva, ma è qualche cosa che bisogna annaffiare tutti i giorni per sperare che non ci appassisca sotto le dita. Allora, grazie al coro Garibaldi d'Assalto, a Paolo Fornaciari, ascoltiamoli e buonasera a tutti. Thank you.
di noi c'è l'osso. La bandiera odiatissima del Granduca di Lorena. Non era nemmeno l'inno granducale, ma nel sentimento dei livornesi del 1797 era l'armata del generale Joubert che, sbaragliati gli austriaci a Ponte sul Lin, Innsbruck, stava marciando verso Vienna e fu bloccato da un incidente storico, cioè dal trattato di Campoformido o Campofornio. Il desiderio che vincesse il generale Joubert, il francese rivoluzionario Joubert, era tale che a Livorno, eretto l'albero della libertà in piazza, nella piazza Grande, si sperasse che questo generale, che i francesi, quelli che tagliavano la testa ai re e ai preti, arrivassero fino a Vienna per tagliare finalmente la testa anche all'imperatore. Invece sappiamo come poi andò a finire: Napoleone si sposò la figlia dell'imperatore, nel senso che l'imperatore di Austria-Ungheria prostituì la figlia a questo porcello di corso piccolo e fuzzolente, come così diceva perlomeno la giovinetta che sedicenne fu messa nelle braccia di questo rivoluzionario francese che evidentemente si alleò con l'impero per via dinastica, secondo le migliori tradizioni. Ma lasciamo perdere, a Livorno nel 1849, quindi una cinquantina d'anni dopo che fu composta questa canzone, ci fu una rivoluzione democratica. Livorno fu l'unico posto di Italia in cui si parlava apertamente nel 1848-49 di socialismo e di anarchia. Fu uno dei pochi posti d'Italia dove, oltre al tricolore, sventolò sui bastioni la bandiera rossa, e poi la ritroveremo qui nel nostro concerto. E fu un posto in cui pazzescamente un 700-800 volontari cittadini livornesi, aiutati da uno stuolo, bisogna dire, di persone che non erano di Livorno, che venivano da Modena, che venivano dalla Sicilia, che venivano da Roma, e come fossero delle brigate internazionali, in 7-800 si opposero a 15.000 austro-ungarici che assalirono la città e la fecero a pezzi i nostri nonni e i nostri bisnonni. Sono rimaste le canzoni che sono rimaste a lungo sepolte nei diari di quell'epoca. Una di queste canzoni è questa qui, La Tresca Nefanda.
Camicia Rossa Garibaldina, una canzone che ha conosciuto delle variazioni sia nel testo che nella parte musicale e poetica. Quella che noi vi proponiamo è la versione trascritta da un testo del tardo Ottocento che la indica come ritmo di marcia garibaldina, Camicia Rossa Garibaldina. Canzonetta voderecce scanzonata che si cantava nelle osterie a metà verso gli anni 40 dell'Ottocento. Il titolo era Il mondo della luna e inneggiava la scoperta del vapore, quindi diceva che vorrei che nella luna ci andasse col vapore per poter fare all'amore con le donne di lassù. Nel 1847 venne fatto un centone, cioè un contrafatto, ossia una parodia dissacrante sulla melodia di questa canzonetta brillante. Questa parodia è rivolta contro il cancelliere austriaco Metternich e nel testo si opera una scherzosa vivisezione di varie parti anatomiche del cancelliere in un modo sempre più sguaiato. Questa canzone venne cantata sicuramente dal battaglione degli universitari pisani, cui si unirono anche studenti e volontari di Livorno e della Toscana tutta, nel viaggio verso i campi lombardi, dove andavano a combattere nella prima guerra di indipendenza prima di essere massacrati nella battaglia di Portatone e Montanara del maggio del 1848. Mm.
belle casette, vorrei farci le spazzette per le scarpe delle sue. Io vorrei che a me temi che mi tagliassero la testa, vorrei farci una gran festa nel giardino delle sue. Io vorrei che a me temi che mi tagliassero le gambe, vorrei farcene gustante dal cadetto del sole. Io vorrei che a me temi che mi tagliasse le tunelle, vorrei farci le vedelle per vestito del sole. Io vorrei che a me temi che mi tagliassero i cognomi, vorrei farci due bottoni per la giunta del sole. Io vorrei che a me temi che mi tagliassero l'uccello per il lato sul cappello coi pennacchi del sole. Si scopa andato via, buon viaggio così sia, buon viaggio così sia. Non morire d'affanno, perché fuggi un tiranno, perché fuggi un tiranno. Perché si rompe il carico che ci dava il pie, perché si rompe il carico che ci dava il pie. Oppressi da mille anni, buttate giù i cancelli, scacciate le tiranni, scacciate le tiranni. Mai più sui troni siedano imperatori o re, mai più sui troni siedano imperatori o re. All'Italia il popolo, il papa che va via, e il papa che va via. Saranno in compagnia, viva che gli altri re, viva che gli altri re. Mai più sui troni siedano, imperatori o re, mai più sui troni siedano, imperatori o re. Adesso una chicca che non so quanti di voi hanno mai ascoltato. Questo era l'inno di Mameli, l'inno che Goffredo Mameli scrisse per la Repubblica Romana pochi giorni, poche settimane prima di morire per fuoco amico alla difesa, non so più se del Vascello o di Villa Grovi, comunque combattendo contro i franco-papalini. Il quartier generale di Garibaldi, che era al Vascello, vide un giorno stendersi uno striscione su cui in quei buon temponi di garibaldini, pur nelle condizioni in cui erano, quattro eserciti fra i più forti del mondo, Francia, Austria, Regno delle Sicilie ed esercito papalino, li assediavano. Bene, questi non perdevano il buon umore, avevano scritto un bellissimo striscione che ho scritto sopra: Bonjour Cardinal Oudinot. Oudinot era uno che aveva fatto la rivoluzione del 48 ed era un generale, era il generale degli zuavi francesi, comandava il corpo di spedizione degli zuavi francesi. Se ne ebbe a male, lo trattavano di cardinale, questo era un anticlericale come il francese, e veniva lì perché è un militare, ce l'aveva mandato, lo chiamano cardinale, si arrabbiò in una maniera straordinaria e cominciò a far cannoneggiare il Vascello. Quando ebbe finito il cannoneggiamento, i garibaldini rimasti intonarono questa marsigliese, la marsigliese del sacristano. Guardate che non me la sono inventata io, eh? Non l'avete mai sentita, ascoltate.
chicca che siamo contentissimi di offrire a questa manifestazione per il 20 settembre del UAR di Firenze. Adesso un'altra chicca, credo che siamo l'unico coro non solo in Italia che la cantiamo, ed è un inno quasi sconosciuto di Pietro Gori. Il Cavaliere dell'Ideale scrisse l'Inno della Canaglia con la collaborazione di una figura stranissima che lui aveva conosciuto nell'osteria da Cipriani, che esiste tuttora in via Maggi a Livorno, ma si chiamava in un altro modo. Lì si trovavano pascoli, fattori, mascagni, Pietro Gori e un certo Carlo della Giacoma. Forse soltanto Marco Mangani sa chi è Carlo della Giacoma, anche perché era il direttore della banda del 58esimo Fanteria di Livorno. Beh, detto così, il problema è che il 58esimo Fanteria era il reggimento usato per spezzare gli scioperi, per spezzare i picchetti di sciopero, per pigliare a fucilate l'operaio, le corallaie, le stracciarole, eccetera, venivano prese a fucilate e qualcuno suonava la tromba e dava l'attacco, era qualcuno della banda diretta da Carlo della Giacoma, che la sera, quando si dice il dottor Jekyll e il Mr. Hyde, andava dal Cipriani, si trovava con Pietro Gori e gli musicava gli inni. Pietro Gori, Carlo della Giacoma, inno della Canaglia. Compagni e mio,
grazie, grazie, grazie. Anche questa era una cantata composta da Pietro Gori, non si conosce l'autore della musica, è probabilmente una ballata popolaresca di areale centro-settentrionale, non si conosce allo stadio attuale degli studi esattamente di quale ballata si tratti, ma era una splendida poesia di Pietro Gori dedicata ai lavoratori del mare. Questa composizione, la società Garibaldi di Genova, che era una società di mutuo soccorso e con funzioni sindacali fra marittimi, fra naviganti, l'aveva stampata sull'ultima pagina di copertina del libretto di lavoro che ogni marinaio, socio della cooperativa Garibaldi, deteneva. Addirittura personalmente ho conosciuto il vice sindaco della Liberazione di Livorno, si chiamava Mario Landini, che nel 22 aveva fatto a botte nella gioventù spartachista contro i fascisti del liceo classico. Lui era del liceo nautico, dell'istituto tecnico nautico, dove si concentrava invece il nervo della forza popolare tra i giovani. Ebbene, questo Mario Landini, che aveva passato tutto il periodo del fascismo imbarcato fuori d'Italia, conservava ancora questo libretto di navigazione, ho chiamato di lavoro ma in realtà era il libretto di navigazione, con questa canzone di Pietro Gori, che per la verità è composta da almeno 6 strofe, queste 6 erano quelle stampate in questo libretto, usualmente se ne cantano 5, noi ne abbiamo fatte 3 per dare più scorrevolezza al nostro concerto. Noi siamo il coro Garibaldi d'Assalto, in realtà si vede bene che la nostra età media, se si eccettuano le percussioni, ci sarebbe poco da saltare, insomma, cioè, l'età media siamo sui 58 anni, insomma. Sì, no, per carità. Si chiama Garibaldi d'Assalto per onore e in memoria delle brigate Garibaldi d'Assalto, che così si chiamavano, e in particolare di 2, di cui abbiamo scoperto avere genitori colleghi di combattimento, loro sì, che assaltavano il combattimento, perché ci siamo trovati qui nel coro, alla fine di una specie di stage, di corso, come lo vogliamo chiamare, di chiacchierate sulla canzone popolare e sul canto sociale, e poi è venuto fuori che il babbo di Duccio aveva fatto il partigiano col mio, e nessuno di loro sapeva, né se ce lo immaginavamo, insomma, erano stati nella 23esima brigata Garibaldi Guido Radi, quella che ha o Poscaglia, quella che ha liberato tutta la Toscana da Massa Marittima, Volterra, Siena, fino a Pontedera, la Valle dell'Elsa, la Valle dell'Era e il Basso Valdarno fino a Pisa. Mio padre è stato il primo italiano a entrare in Pisa insieme con un ufficiale dell'esercito americano che si chiamava Ian Keller, che era uno storico dell'arte, un famoso storico dell'arte, col quale andarono subito a vedere in che stato erano le opere di Piazza dei Miracoli, e scoprirono che per fortuna solo il Camposanto era semidistrutto e il Duomo era stato solamente colpito da una scheggia di, non so come chiamarlo, insomma, di 7 cannoni, di obice, la pella pesca, e aveva colpito per l'appunto il sacello di Arrigo VII. Che aveva le sue ossa sparse per la terra, così mi racconta mio padre, che raccolse insieme con Dien Kella queste ossa, riponendole nell'urna che è tuttora nel transetto, se non sbaglio, del Duomo di Pisa. L'altra brigata Garibaldi d'assalto è quella che ha liberato tutta la Toscana esterna da Piombino fino a Livorno, ed è la terza brigata Garibaldi, di cui uno dei combattenti più coraggiosi, più in gamba, uno che aveva fatto non solo la resistenza ma anche l'antifascismo, perché era talmente anziano da poter essere stato represso, pestato a dovere dai
dai carabinieri, dalle guardie regie e dai fascisti. Prima era uno di Campigna Marittima, ma livornese di adozione da tanto tempo, che si chiama tuttora Garibaldo Beniferi ed ha 101 anni e continua a andare in giro. Un fenomeno, va bene, e quando racconta di quando lo sfigurarono nella caserma della milizia nel quartiere, nel rione popolare di San Marco Pontino, andò a casa, non lo riconobbero, non i figli, perché poi il figlio era più giovane di me, no, i genitori, cose, quando si pensa a che cosa è stato il fascismo, cioè, a volte c'era la gente che tornava a casa la moglie non la riconosceva, insomma, da quanto erano sfigurati. Va bene, questo Garibaldo naturalmente gli abbiamo dedicato dei concerti, e ogni tanto lo troviamo a giro, ed è per loro, ecco, è per questa gente, per gente come questa che noi abbiamo intitolato il coro. Potevamo trovare una cosa immaginifica, che ne so, no? E l'abbiamo chiamato Garibaldi d'Assalto, in onore e ricordo delle brigate partigiane, che, di questa gente che ha fatto queste cose. Cioè, ma ci pensate, per andare in montagna per combattere, in parte probabilmente ci trovavi il tuo fratello, il tuo cugino dall'altra parte, che era magari andato fascisti, contro l'esercito che fino a pochi mesi prima era l'esercito più forte del mondo, cioè quello nazista, che aveva sbaragliato tutto. Cioè, andavi in montagna dove non sapevi se mangiavi, cosa mangiavi, non sapevi se potevi fidarti del tuo di quello che ci dormivi in tenda quando c'era la tenda, eccetera. Cioè, ci volevo francamente un coraggio da leone. Io personalmente non so se ce l'avrei, se sarei riuscito a fare una scelta del genere. E questi l'hanno fatta e sono arrivati in fondo, per poi ritrovarsi tristemente, come il mio babbo, a trovarsi una seconda volta i fascisti al governo in Italia. Devo dire che è molto molto incazzato. Ma la nostra musicalità si esprime, come l'avete capito, in questo modo, cercando testi meno noti o interpretandoli in una maniera meno canonica, meno usuale. Sentirete Bandiera Rossa tra poco, e facendoli riemergere, li andiamo a cercare, andiamo a ricostruire le linee melodiche laddove non si conoscano o si possano solo intuire, e poi li studiamo e li mettiamo in pratica, in scena, diciamo così. Siamo un coro militante. La perfezione formale, gli orecchi più esercitati avranno scoperto che non è il nostro scopo. Noi siamo un coro militante, in quanto tali vogliamo testimoniare e vogliamo comunicare dei contenuti. Se vengono bene, tanto meglio. Se c'è qualche sporcatura, qualche attacco non imperfetto, qualche piccola stonatura, interessa poco, perché lo facciamo con il cuore e comunichiamo dei contenuti che non è sempre così semplice sentirsi comunicare, e poi anche dei testi che non è così semplice ritrovare in giro. Ecco, ora dopo questa autocelebrazione, va bene, torniamo a cantare con la seconda parte, che è dedicata ai canti dell'antifascismo e della resistenza. E il primo canto della seconda parte è Figli dell'Officina, lo presenta Narciso Mosconi. Figli dell'Officina è un inno divenuto tradizionale nel movimento anarchico. Il testo originale fu scritto da Giuseppe Raffaelli e Giuseppe Ruffero, anarchici cadaresi, nel 1921, mentre si preparavano ad affrontare le scoraggie fasciste con gli additi del popolo. La musica deriva da un canto popolare e nel periodo della seconda della resistenza durante la seconda guerra mondiale fu ripreso da partigiani rossi del nord Italia. È un canto fra i più diffusi del movimento dei lavoratori e ha subito diverse variazioni a seconda dell'organizzazione politica che lo ha autorizzato. Durante la lotta partigiana c'era, per esempio, Libere Bandiere e Corso di Bandiere del Straniero, Figli dell'Officina. Mm-hmm.
no? Felice Cascione nel settembre del 43, nell'alta valle di Albenga sopra Imperia, sull'area di Katiuscia conosciuta da un reduce del fronte russo. Felice Cascione morì a soli 26 anni, tradito da due prigionieri fascisti che aveva curato e salvato dalla fucilazione. Per salvare un compagno che veniva sottoposto a torture perché indicasse chi era il comandante, si fece avanti gridando: «Sono io il capo!» Cadde crivellato dai colpi dei fascisti. Italo Calvino lo ricorderà con queste parole: «Il tuo nome è leggenda, molti furono quelli che, infiammati dal tuo esempio, s'arruolarono sotto la tua bandiera. Fischia il vento!» Thank you.
La versione che facciamo di Bandiera Rossa è inusuale. La prima strofa che sentite è stata ritrovata in un giornale moderato del 1859 livornese, diretto da Angelica Pallice Bartolommei, che la cita come abominevole canto che si canta in certi ambienti da cui bisogna guardarsi. Sì, anche altrove oggi si dice. Comunque, sentite, la versione antica in cui la famosa e fortunata combinazione di rima rossa riscossa è attestata nella letteratura. Una per tutti i popoli, votati alla riscossa. Risplendi sui battitori, santa Russia. Avanti o
Grazie cari, non so come si dice, compagni del Luar Fiorentino e forse anche di tutto il Val d'Arno. Noi qui, sì, poi anche della Val di Nievole. Noi la scaletta del nostro concerto si conclude con questa canzone così magnetica. Ah, subito così, non mi fai aspettare. Cezio, perché? Peggio per voi. Allora, un'altra canzone di Cornese, così ve le puppate tutte. Va bene. Questa l'ha scritta Ezio Taddei, che è stato fatto oggetto di uno studio abbastanza denigratorio, ma ottimo peraltro, verso Luciano Canfora circa un anno fa. Ezio Taddei è un comunista anarchico livornese, o meglio un anarchico comunista livornese, emigrato sotto il fascismo fuggito insomma negli Stati Uniti d'America, romanziere, scrive sia in italiano che in anglo-americano, compone probabilmente in galera alcune canzoni. Una è questa, che è un contrafactum di una splendida, musicalmente parlando, canzone francese di fine 800, anzi del 1906, che peraltro dal punto di vista del contenuto è una fetida canzone di propaganda militarista e revanchista, ma ha una linea melodica così bella che Taddei probabilmente in galera se ne innamorò e la trasformò in questo splendido inno delle barricate. Tutte le volte che ritrovo un mio vecchio alunno del secolo scorso.
avendone ritrovato uno che si tratta di una quarantina di 35 anni fa, ed è anche lo scorso millennio. E quindi, e poi di averlo ritrovato in questa situazione, in questa, e compositore, tra l'altro, di una splendida e beffarda, tutta toscana, nell'impianto musicale e anche poi in quello poetico, Ballatetta. Ed è la Ballatetta, il crocifisso dell'Arci di Sarmignano, testo e musica di Marco Mangani, grazie a un'ispirazione data da un compagno che non so se può essere nominato. Ci perdoni l'arrangiamento. Ci perdoni, sì, spero che Marco Mangani ci perdoni l'arrangiamento, lui l'aveva scritta in re minore con 5 no, romani. Ah, era minore uguale. Poi comunque l'abbiamo probabilmente cambiato il ritmo, quindi il musicologo si ribellerà a questa violenza intellettuale, no? Morale che facciamo. La tradizione orale vive l'innovazione, va benissimo. Esatto. Mario, respirate, va? Nostra parte del mondo intero con tutte le code, perché riserveranno qualche sorpresa, pensiamo, e alla fine veramente non ce la faremo più. C'è da andare a sì sì, ma la nostra parte del mondo intero è già arriva, 790.
Bravutateci perché. Mi raccomando, è possibile a ogni fine studiare tanto tanto da farsi girare se non ci sto cerca di alimentare i fantici.
Thank you.